Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua Megozzo, come state? Spero tutto bene alla grande, ben ritrovati in questo nuovo video perché era praticamente quasi una settimana, no, anzi di più, che non registravo perché sapete che sono stato fuori, sono stato in vacanza e quindi avete visto fino ad ora tutti i video programmati che avevo programmato 2 settimane fa. Per cui, siccome adesso sono tornato ragazzi, ci saranno anche delle novità per quanto riguarda sia la vita reale da bambino che da calciatore con Ronaldo Junior e Cristiano Ronaldo rispettivamente. E vedremo già da oggi, già in questo video, attenzione, una svolta forse nella vita di Cristiano Ronaldo, perché ragazzi sta per arrivare un altro bambino, non lo so. Questo lo deciderete voi, quindi siccome stiamo cercando di rendere, come vi avevo già detto in qualche video fa, non so se qualcuno se lo ricorda, la serie il più reale possibile, mettendo più cose possibili che c'entrino con la realtà, fatemi sapere voi nei commenti ragazzi se avete un altro bambino per Ronaldo o insomma se lo devono fare oppure no, e anche per Ronaldo Junior se ci devono essere novità anche per la vita di Ronaldo Junior. Vi ricordo ovviamente di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, obbligatorio ragazzi, dai, per favore fatelo, perché arriveranno anche gli altri episodi, quindi se vedete gli altri episodi sapete cosa fare. Inoltre sapete che a fine del video saluto gli ultimi 5 di voi su Instagram, che siano notifiche o notifiche, sì, insomma, notifiche generali, per cui vi aspetto, lo trovate anche qui, basta cercare su Instagram @ArianAnthony, 20 a seguire, basta, e avete fatto. Semplice, no? Yay! Bene, bene, bene ragazzi, allora, come vedete, guardate un po' dove siamo, forse già riconoscete il posto in cui ci troviamo. Ci troviamo in spiaggia, Vespucci Beach. Ma la cosa bella è che noi adesso stiamo guardando in prima persona Cristiano Ronaldo, no? Perché sapete che stiamo giocando con Ronaldo. Ma la cosa pessima, volete sapere qual è? Che sono venuto qui a prendere un po' di sole. Solitamente non faccio mai queste cose da femminucce, perché solitamente vado a fare un altro tipo di cosa. Però oggi mi andava di venire a prendere il sole. La cosa brutta, ragazzi, è che mi sono scordato il costume. Voi state dicendo, ma sei nudo? No ragazzi, non sono nudo, ma sono in mutande, cioè, eppure ovviamente nessuno mi dice niente, perché sembra un costume a tutti gli effetti, anche perché è un, diciamo, una boxer molto lungo, quindi la gente non si scandalizza nemmeno, anzi mi guardano le persone, vedete questi tre mi stanno guardando, ma perché sono Cristiano Ronaldo, non perché sto in mutande, perché in effetti nemmeno si vede. Quindi direi che siamo alla grande. Allora, ora quello che voglio dirvi è: Cristiano Ronaldo sta prendendo il sole, ma adesso dobbiamo tornare a casa, perché prima di tutto sarà ora di pranzo. E dopo aver pranzato, ragazzi, farò una proposta a Giorgina. Ormai, ragazzi, le donne della vita di Ronaldo, Jasmine, Samantha e chi? Come si chiamava la prima? Non mi ricordo manco io. Boh, vabbè raga, ho avuto talmente tante donne che non me lo ricordo nemmeno sinceramente. Ragazzi, direi che è ora di ritirarsi, quindi iniziamo ad avviarci verso la macchina. Voi direte a me, ma perché sei in mutande? E ve l'ho detto perché sono in mutande, ragazzi, perché non ho avuto, cioè ci siamo scordati il costume. E se non ci scordate il costume, adesso non possiamo fare altro che correre alla macchina, perché in macchina tengo borsa, vestiti e tutto. Ci vestiamo e torniamo a casa, anche perché, che ore sono? Sono le 13.01, precise. Giorgina starà per preparare il pranzo. Oh, mi scusi signore, starà per preparare il pranzo, ragazzi. Quindi diamoci una mossa, anche perché c'è Ronaldo Junior, che non lo vedo da un po'. Non so perché, ma non lo vedo da un po'. Sì, cioè sia io, ragazzi, non lo vedo da un po'. Non lo vediamo da un po' tutti. Ronaldo, io, che sono stato fuori. Quindi sono sicuro che volete rivedere tutti Ronaldo Junior. Sicuro. Sapete qual è la cosa ridicola? No? Siamo arrivati al parcheggio. Quando decidi di andare al mare con l'auto di tua moglie, che poi non è di mia moglie ma era di Jasmine, ragazzi, che poi mentre se n'è andata ed è rimasta a me, vabbè. Diciamo che questa macchina è mia illecitamente, ma pensavo di darla a Giorgina, ma a Giorgina non le piacciono le macchine troppo complesse. Per cui sto pensando, ragazzi, compriamo una Panda Giorgina, la multipla, oppure la Peugeot, quella di 20 anni fa, che comunque ci sta. Comunque, quando vai al mare con la macchina di tua moglie, nonostante tu abbia 20 macchine diverse, tutte di lusso. Vabbè, comunque torniamo indietro, ragazzi. Adesso basta fare gli scemi.
e andiamo a vedere a casa com'è la situazione. Anche se questa macchina, ragazzi, l'abbiamo usata sì e no quante volte? Una, perché poi l'abbiamo data a Jasmine. Giorgina non la vuole, quindi a questo punto pensavo di vendermi un paio di macchine giusto per recuperare. Ops, mo mi sta facendo fare un incidente, sto scemo. Sto pensando, dicevo, di vendere delle macchine, così recuperavo un po' di soldi da, non so, dato che ci sono troppe macchine nel garage, forse dovremmo venderne alcune, non ne ho idea. Vabbè, comunque, in ogni caso, torniamo a casa. E non so se ci avete fatto caso, ragazzi, ma da adesso in poi, se vi guardate un po' intorno, troverete tutto quello che riguarda l'Italia, dai cartelli stradali ai cartelli pubblicitari ai negozi, insomma quasi tutto ormai, dato che Ronaldo è arrivato appunto in Italia, si sta trasformando. Ecco, tipo, guardate lì, ci sono la pubblicità dei rotoloni in regina che ci sono in Italia. Ok, beh, la pubblicità potrebbe essere un po' più bella, però i rotoloni in regina della carta igienica, per farvi intendere. Quindi fatemi sapere anche se vi piace questa cosa, poi man mano che andremo avanti con gli episodi ve ne accorgete voi stessi. Ok, ragazzi, come vedete siamo di ritorno, puntuali direi di no, però vabbè, ci abbiamo provato, a casa nostra, dove adesso dobbiamo pranzare. Volevo farvi notare come comunque ho diminuito le guardie dell'FBI in generale, che siano dell'FBI o guardie private in casa mia, perché i bodyguard sì, ragazzi, fino a un certo punto, ma l'FBI stessa si è offerta di farmi diciamo da protezione per i fatti di Trevor, quelle cose là, rapinatori eccetera eccetera, ma da quando la situazione si è calmata, ragazzi, anche l'FBI stessa si sta, diciamo, stanno smettendo di venire in casa mia e cercare di farmi da protezione. Comunque, in ogni caso, ci sono anche io che posso ammazzare tutti e sghere. Allora, sì, ecco, lo sapevo, lo so che mi state aspettando per pranzare, vedo che è tutto pronto, addirittura lo champagne, siamo passati a bere lo champagne. Scusate se ho fatto tardi, scusa Ronaldo Junior, scusa Giorgina. Sì, mettiamoci a mangiare e ci becchiamo tra... Quanto tempo ci vuole per mangiare? 10 minuti? 20 minuti? Mezz'ora? Un'ora? Due ore? Tre ore? Non lo so. Quando finisco? Ragazzi, abbiamo finito di mangiare. Sono le... Che ore sono? Ah, sono le 14.17. Ci abbiamo messo meno del previsto. La cosa che non capisco è Ronaldo Junior che sta cercando di parlare con Rex e sta cercando di insegnargli qualche comando nuovo. Sta cercando di insegnargli qualcosa di nuovo, ma Ronaldo Junior pensa sia scemo che non capisca che Rex non lo capisce. Cioè, sì, lo capisce fino a un certo punto, ragazzi, però... non so quanto possa capire in realtà. Vedete, sta cercando di comunicargli qualcosa e non so in che lingua. Beh, lo lascio alle sue cose. Piuttosto, ragazzi, voglio andare da Giorgina, che mi ha chiesto come finisci a stare con Ronaldo Junior. Vieni in camera con me che dobbiamo fare una cosina insieme. Tra l'altro non so come Cristiano Ronaldo e Ronaldo Junior possano stare con 40 gradi, perché da me ci sono 40 gradi, ci sono aperte porte di finestre, ventilatore, ora faccio buco anche nel muro, e questi stanno con le felpe di 40 gradi. Perfetto, devo dire, veramente ottimo. Bene, ragazzi, quindi, ehi Giorgina, cara, sono arrivato. Ragazzi, non so se vi conviene guardare questa parte. In ogni caso, ah sì sì, eccomi, sono qui. Ronaldo Junior sta giocando col cane, quindi non possiamo fare forte. Mi dice, mi stai andando di venire nel letto. E va bene, ora arrivo. Fammi chiudere. No, vabbè, se chiudo qui, ragazzi, poi Ronaldo Junior se ne potrebbe accorgere, perché sta lì ancora. Vabbè, ragazzi, potremmo far veloce. Dai, via. Ok, Rex, direi che per oggi può bastare. Ragazzi, ci ho provato a insegnargli di star seduto, in piedi, sdraiato, coccolato. Ma ragazzi, ne vuole sapere, vuole sempre stare fermo. Cioè, ora non so che cacchio ti prenda, perché vuole stare fermo, in piedi, a slinguettare con la lingua, perché lo capisco, fa un caldo. Però ragazzi, ho pur di tenere la felpa Supreme, soffro il caldo da vero uomo, non come mio padre che se le toglie. Inoltre, ragazzi, devo chiamare Albert perché ci sono tantissime cose che io e lui vorremmo fare, che io ve lo spiego. Ci sono dei mafiosi, ragazzi, che sono arrivati a Los Santos, no? Cioè, c'è questa voce che sta girando, no? Quindi io volevo chiamare un attimo Albert per dirgli di venire insieme a me. Volevamo andare entrambi ad avventurarci, non so come spiegarlo, ragazzi, a entrare nel loro go. Quindi ora lo chiamo e vediamo un po' che mi risponde. Il numero è questo, spero sia questo. Spero che non stia chiamando un numero reale. Oddio, ma il papà e la mamma... Oh, fermo. Cosa, abbiamo visto bene? Il papà e la mamma, ragazzi, stanno facendo le loro cose. Ecco perché papà non si è spogliato tutto. Ora capisco perché. Oh mio Dio, ma non staranno mica facendo un figlio. Cosa? Non sarò più figlio unico. Questo è un guaio, Ronaldo Junior, questo è un guaio! Vabbè, Albert dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Spero che
non arrivi da quella porta lì, perché sennò poi sarebbero guai. Aspettate, dov'è lo snapmatic? Eccole qui. Ragazzi, una foto a papà mentre sta facendo le sue cose, bisogna fargliela. Che guardate, tra l'altro non ne si è manco spogliato tutto nudo, perché sennò è antisgamo di così. Junior, poi vado a fare vedere a tuo padre, si incazzerà come una iena. Lui esce sempre da lì, da là in fondo, dove sto guardando adesso, che è più facile per lui saltare che fare le scale per tutto il giro, anche perché lo abbiamo educato che non deve venire in casa. Quindi, Rex, fatelo dire, sei proprio scemo. Quindi, ragazzi, ora vedremo con che macchina andremo. Intanto, se il video vi è piaciuto, aspetta, voi dirmi se Ronaldo e Giorgina devono fare altro, mi raccomando, un bel mi piace. Iscrivetevi al canale, condividete il video con i vostri amici e commentate facendomi sapere cosa devono fare. Anche perché il video di domani sarà dove Ronaldo Junior e Albert andranno nel covo dei mafiosi. Mamma mia, già, cosa importante. Qui è Rex che ancora è scemo, non capisce che ora non ci deve seguire. Cioè, ha fatto tutto quello che doveva fare, lo doveva fare adesso. Allora, ragazzi, come promesso, saluto velocemente gli ultimi 5 di voi su Instagram. Saluto Simone Folgani, Angelo Trapani 7, Roby Colu 07, Cristian Paolieri e Luca 230. Questi ragazzi sono i 5 di oggi e Ronaldo Junior e io vi ricordiamo sempre che potete seguirci sia a me che a lui su Instagram, ci trovate giù in descrizione, fate come lui, vedete che prende, va sul suo telefono, va sul suo Instagram e mi viene a seguire. Quindi Ronaldo Junior vi dice, ragazzi, veniteci a seguire a me e a lui, basta che cercate Chiocciola Real Antonio Ronaldo Junior su Instagram e ci potete venire a seguire. Quindi mi raccomando, ragazzi, fatelo perché vi aspettiamo e avete la possibilità di essere salutati, e sapete che ci tengo tanto, quindi ve lo dico grazie già adesso se ci passate 2 minuti. Direi che per questo video è tutto, grazie a tutti per la visione, qua è Megozzo e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!